10x10. Il nostro è un viaggio per tracciare i tratti salienti delle biografie di alcune grandi fotografe. Lo studio è Mozzafiato, l'agorà del Mudeg di Milano. 10x10, 10 ritratti per 10 donne che hanno cambiato la storia della fotografia. Inge Morath nasce a Graz, in Austria, nel 1923, ma fin da piccolissima è costretta a trasferirsi in Germania. Il padre è un chimico e viene chiamato a dirigere una fabbrica tedesca. Naturalmente in Germania in quel periodo si stava aprendo una delle pagine più buie della storia contemporanea. Il Terzo Reich e anche la famiglia Morath deve fare i conti con questo. Però è proprio in questo contesto che Inge Morath si appassiona, si innamora dell'arte. Durante una mostra di arte degenerata, quelle mostre che il regime stava facendo proprio per screditare l'arte moderna. Lei invece è appassionatissima di questo linguaggio. Riesce a iscriversi all'università per studiare lingue, impara il francese, l'inglese e il rumeno. Vuole viaggiare Inge Morath, però è costretta ad andare a lavorare in una fabbrica di armi tedesche che poi viene bombardata. A quel punto scappa in Austria, dove va a lavorare per un giornale, Oethe, e l'organo di informazione del War Information Office. Incontra Ernst Haas, un grandissimo fotoreporter. Lui fa le fotografie, lei scrive i pezzi di accompagnamento. È solo l'inizio di una grandissima storia d'amore tra la fotografia e Inge Morath. La coppia Ernst Haas, Inge Morath diventa molto nota. In quegli anni Robert Capa stava fondando una delle più grandi agenzie fotografiche della storia, la Magnum, e li chiama a collaborare. Lei ha a che fare con i fotografi, impara la fotografia, però le chiedono soltanto di scrivere, quindi abbandona temporaneamente la Magnum e va a lavorare prima a Parigi e poi a Londra per delle agenzie fotografiche. È bravissima e talentuosa, riesce a fare una fotografia intima, a scovare i lati più nascosti delle persone che fotografa. Chi se ne accorge? Henri Cartier-Bresson, anche lui alla Magnum, quindi la richiama, ma questa volta come fotografa. Capisce subito il suo talento. Inge Morath si impone immediatamente come una delle pochissime donne dell'agenzia Magnum. Fotografa l'evolversi continuo delle città contemporanee, fotografa la società. Arriva anche il cinema, perché naturalmente questa sua capacità di cogliere i lati più intimi delle persone su un set cinematografico è molto utile, e lei riesce a fotografare in un modo sorprendente tutti i grandi divi di allora. Su uno di questi set conosce Arthur Miller, il grande regista sposato fino a poco tempo prima con Marilyn Monroe, si innamorano e si sposano. Arthur Miller e Inge Morath insieme viaggiano tantissimo. Lui gira film, lei fotografa, fa tantissimi libri d'artista su questi viaggi, sui viaggi che fanno insieme in Cina, in Russia, nei posti più desolati degli Stati Uniti o nelle grandi metropoli. In ogni caso, i soggetti di Inge Morath sono molto particolari perché hanno un sapore quasi surrealista. Trasportano chi guarda le fotografie, ma anche i soggetti, in un'ottica metaforica, in un'ottica paradigmatica. Di questo naturalmente si accorge anche tutta la classe intellettuale del paese, tutti i grandi artisti la chiamano. La chiamano perché lei ha una capacità particolare, quella di entrare in punta di piedi, di non imporsi, di non essere protagonista. Uno su tutti darà di Inge Morath una definizione particolarmente calzante, il grande scrittore Philip Roth, che la chiama una tenera intrusa. Inge Morath esprime con una frase un concetto caro a molti artisti. Lei diceva: ti fidi del tuo occhio, ma non puoi fare a meno di mettere a nudo la tua anima. Fornasetti diceva: l'artista fa sempre l'autoritratto. Ci ha lasciato moltissimi scatti estremamente iconici, come il Lama Times Square, che è uno scatto ironico di stampo surrealista, con questo lama appunto dentro un taxi a New York. Così come surrealista sarà la serie delle maschere, una serie stupenda che lei realizzerà insieme a Steinberg. E questa serie rappresenta quasi una denuncia della società, perché è solo attraverso una maschera che noi possiamo rivelare quello che proviamo veramente, perché altrimenti le emozioni sarebbero talmente forti da non essere accettate. Quindi è un'idea dell'emozione vera come qualcosa di estremamente antisociale, e che solo appunto la maschera ci permette di vivere nel sociale.
Sono moltissime le mostre che i più importanti musei del mondo dedicano a Inge Morath, come sono tanti i libri e le monografie sul suo lavoro. Lei tiene per tutta la vita anche un diario, d'altronde per lei la parola era importantissima, e in quel diario ribadisce il desiderio di tornare nelle sue terre natie per fare un grande reportage. Sarà anche quello un meraviglioso lavoro fotografico. Inge Morath però in un certo senso sembra capire che quella è l'ultima pagina del suo diario, perché poco dopo muore, ci lascia nel 2002 all'età di 78 anni. Si chiude un diario, un ciclo, si chiude una vita, ma non si chiude la storia, quella continua, una storia fatta di una poesia visiva, quella di Inge Morath, che ricorderemo per sempre come una delle più importanti fotografe della storia.